Le banche centrali e i mercati obbligazionari stanno dando messaggi diversi. Salve a tutti, oggi parliamo dei bond perché nel 2022 sono stati la croce e un po' la delizia, tra virgolette, degli investitori, ma soprattutto la croce perché hanno perso tantissimo. Poi nell'ultimo parte, da ottobre, da metà ottobre in poi, c'è stato un recupero si è rivelato forte anche adesso, nonostante le banche centrali, Fed, BCE e Bank of Japan, ce la metto anche in questa chiacchierata, siano state più dure del previsto nelle ultime dichiarazioni, quelle proprio di metà dicembre, degli ultimi giorni, soprattutto BCE e poi la BOJ ieri a sorpresa. Parliamo oggi di questo. Prima, ovviamente, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale per avere gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sulla campanellina, un like per favorire l'algoritmo di YouTube. Trovate in basso i miei articoli sul Sole 24 Ore, dove poi approfondisco queste e tante altre tematiche. Per quanto riguarda la BOJ, vi consiglio poi questo articolo che spiega appunto quello che è successo sostanzialmente con l'operazione di ampliamento della forchetta dei tassi sui titoli a 10 anni. Oggi quindi, torniamo sul punto dei bond. Allora, perché c'è una divergenza tra quello che hanno detto le banche centrali e i rendimenti dei mercati obbligazionari, dei futures, come vedremo fra poco? C'è qualcosa che in parte non torna, comunque che va analizzata. Allora, prima grande cosa è da sottolineare: negli Stati Uniti i tassi a 2 anni sono al 4,26%, non hanno praticamente reagito alle parole di Powell, che sono in realtà state dure perché ha detto che il percorso non è finito, eccetera, eccetera. Poi ci sono stati i dot plots, perché ogni 3 mesi, oltre alla riunione della BCE, quelle riunioni trimestrali sono ancora più importanti perché vengono aggiornate le previsioni sui tassi in anonimato da parte dei votanti, dei membri della Federal Reserve. Ogni pallino blu è un voto in anonimato, quindi più forte dal punto di vista dell'intenzione, e quindi vedete che queste previsioni sono oltre il 5%, con punte anche se minoritarie verso il 5,75%. Comunque sono dot plot più aggressivi rispetto a quelli, per esempio, del mese di settembre, che nessuno dei quali era oltre il 5%. Quindi abbiamo questa situazione. Quindi dot plot più aggressivi, retorica della Fed comunque aggressiva, quindi complessivamente falco, mercato obbligazionario fermo. Quindi addirittura abbiamo i tassi a 2 anni, 4,26, che sono più alti rispetto ai tassi della Federal Reserve, cioè proprio i tassi che sono stati portati al 4,5% nella riunione di dicembre. Quando questo accade è abbastanza raro, ma in alcuni casi, anzi in molti casi, ha significato che c'è poco spazio ancora per la banca centrale per andare ad alzare i tassi, perché il mercato non le crede, non crede che andrà al 5,75, ad esempio, punta più estrema dei dot plot. Lo guardiamo dai 2 anni, dei rendimenti a 2 anni. Quindi questo è un segnale, va analizzato. Il mercato dei bond americani non è stato così, non ha recepito lato rendimenti, l'aggressività della Fed, tanto nelle parole di Powell quanto poi nei dot plots, nelle previsioni in anonimato da parte dei membri della Federal Reserve. Spostiamoci in Europa. Qui abbiamo le previsioni sull'inflazione core. Vi sto facendo vedere questo grafico. Inflazione core è quella che non tiene conto dei beni energetici e alimentari, cioè le componenti più volatili del paniere dell'inflazione, quindi quelle che offuscano un po' il quadro di fondo, e quindi sostanzialmente una banca centrale si concentra più sulla core per quanto riguarda il medio e lungo periodo, nella sua politica monetaria,
volta a mantenere la stabilità dei prezzi. La BCE pensa, nelle previsioni, ipotizza che l'inflazione core sarà ancora molto appiccicosa e fastidiosa, perché ipotizza che nel 2023, a fine 2023, sia al 4,2%, quindi molto, molto ancora fastidiosa, e oltre il 2% che è l'obiettivo. Quindi davvero un nemico difficile da combattere nelle previsioni della Banca Centrale Europea, anche perché lo ipotizza su questi livelli nonostante i rialzi dei tassi già attuati e il pacchetto di rialzi che ha annunciato che implementerà nel 2023, perché la Lagarde ha detto che non vi aspettate che quest'ultimo da 50 punti base sia l'ultimo o uno degli ultimi rialzi che faremo. Quindi è stata molto vaga ma molto dura in queste parole. Però il mercato degli Euribor, che sono i tassi interbancari che ripercorrono l'andamento del tasso sui depositi, che è uno dei tassi di brevissimo periodo che governa la Banca Centrale Europea e che in questo momento è al 2%, il mercato dei futures sull'Euribor vede l'Euribor a fine dicembre 2023 al 3,42, quindi più alto rispetto all'attuale 2%, e però inferiore rispetto al 4,2% che è il tasso core atteso da parte della BCE. E questo è un po' strano, perché quando le banche centrali decidono di prendere sul serio, di petto, l'inflazione, di solito portano i tassi a breve in linea o addirittura un po' oltre il tasso core atteso. Quindi in teoria questi future dovrebbero essere oltre il 4, almeno al 4,2 o poco oltre addirittura, per assistere a una battaglia vera nei confronti dell'inflazione da parte della BCE. Poi si può aprire il discorso che questa inflazione è particolare, c'è anche tanto il tema dell'offerta, dell'energia, eccetera, eccetera, però comunque da manuale ci si aspetterebbe anche rispetto alle parole che ha detto, ci si aspetterebbe tassi addirittura più alti rispetto al 3,42. Staremo a vedere. E certo, gli Euribor sono saliti, i future, perché erano al 2,86 prima delle parole della Lagarde, hanno messo su circa 60 punti base, effetto Lagarde c'è stato, ma è comunque un effetto per ora forse blando, ed è questo il dubbio che lancio in questa chiacchierata, rispetto alle stesse stime molto pessimistiche sull'inflazione core della BCE a fine del prossimo anno al 4,2%. Quindi anche lato Europa c'è una sorta di divergenza tra quello che dice la BCE e quello che il mercato dei tassi, sostanzialmente, in questo caso Euribor, prezza. Poi vedete che nel 2024-2025 il mercato è più ottimista, vede una discesa degli Euribor rispetto a questo livello del 3,42. Staremo a vedere, ma mi sembrava giusto segnalarvi anche questa sorta di divergenza o comunque un leggero scollamento tra quello che hanno detto le banche centrali e la reazione a caldo dei mercati dei tassi. Andiamo nel Giappone a concludere questa chiacchierata, perché il Giappone ha annunciato, come ho anche scritto su Twitter, sostanzialmente un ampliamento del tasso dei titoli a 10 anni. Il Giappone fa una politica monetaria molto più espansiva e addirittura appunto controllo della curva dei tassi, perché di solito le banche centrali quando alzano i tassi si fa riferimento ai tassi a breve scadenza e quindi hanno un controllo della curva sulla parte brevissima del debito, mentre il Giappone ha dal 2016 praticato un mantenimento della curva dei tassi anche sulle scadenze a 10 anni, perché prima ha detto che i tassi a 10 anni non supereranno lo 0,1, quindi dicendo a tutti gli investitori che anche se avessero portato questo tasso oltre, poi sarebbe intervenuta la banca con degli acquisti per riabbassarne il rendimento. Quindi
un po' come dire, non mettetevi contro di me perché quello è il tasso che voglio di atterraggio e quindi non mettetevi contro di me che tra virgolette ho potenza di fuoco illimitata. Poi ha ampliato questa forchetta allo 0,25 e adesso ieri ha ampliato la possibilità dei titoli a 10 anni di portarsi fino allo 0,50%, quindi sostanzialmente è una manovra un po' più aggressiva, meno espansiva, pur essendo nell'ambito di un contesto espansivo, perché sta facendo la manutenzione della curva del debito, che tutto può dirsi tranne che una misura da falco, però ha portato da 25 a 50 punti base, quindi accetterà di pagare più interessi sui titoli a 10 anni per 25 punti base. È una manovra a sorpresa che comunque si inserisce nei toni via via più aggressivi, con le dovute proporzioni attuati dalle banche centrali a dicembre in questo mese, con la sorpresa che ha visto la BCE essere più aggressiva della Fed a parole e la BOJ a sorpresa tornare con una misura che se vogliamo può essere vista in proporzione aggressiva, dopo interrompendo un atteggiamento super espansivo che porta avanti da parecchio tempo. Quindi è stato un dicembre più aggressivo per le banche centrali. I mercati obbligazionari però non hanno risposto. La curva a 2 anni dei titoli americani addirittura è più bassa adesso dei tassi della Federal Reserve. Gli Euribor per quanto riguarda l'Eurozona, i future sono comunque più bassi rispetto all'inflazione attesa core a fine 2023, altro aspetto da sottolineare. E poi c'è la BOJ che ha fatto questa operazione e vi volevo far vedere questo grafico spiegandolo un attimo, che fa vedere la straordinaria correlazione tra i tassi americani a 10 anni, i Treasury a 10 anni, linea arancione e scala a sinistra, che adesso sono quindi al 3,70%, ma erano al 4,5% fino a poco tempo fa, e la linea candele invece è quella del dollaro yen, quindi quando sale il dollaro è più forte dello yen, quando scende lo yen è più forte del dollaro. Vedete che ieri è sceso, quindi lo yen è stato molto, ha recuperato terreno nei confronti del dollaro proprio perché la misura della Bank of Japan è stata percepita come più aggressiva e quindi le misure aggressive tendono a rafforzare la valuta del paese nei confronti di un'altra banca centrale che non ha fatto una manovra della stessa portata, quantomeno nello stesso giorno. E quindi sostanzialmente abbiamo questa reazione molto importante dello yen che si è rafforzato sul dollaro e quindi il cambio dollaro-yen è sceso a 131, prima era addirittura a 152. Però vedete che i tassi americani che sono correlati non è che siano scesi dal 3,6 al 3,4, cioè facendo un movimento speculare di correlazione, sono rimasti stabili, ancora un po' più alti, e quindi questo è importante anche segnalarlo, perché sarà importante capire qualora il movimento dello yen non fosse esaurito. Che piega prenderanno i tassi americani sulla scorta di questa correlazione, che comunque è una correlazione molto forte e quindi anche qui è interessante capire perché non è che poi i tassi americani in teoria possono crollare o scendere velocemente qualora lo yen dovesse andare ancora più forte. Quindi è un po' particolare questa divergenza che si è creata e sarà da analizzare assolutamente nelle prossime settimane. È uno spunto di riflessione. Chiedo voi anche cosa ne pensate. E chiudo questo video facendovi guardare il TLT, che è l'ETF americano con rendimenti dei tassi delle obbligazioni con scadenza superiore a 20 anni, il cui prezzo è salito da ottobre fino a dicembre, al 7 dicembre. E poi adesso sta ritracciando rispetto a questo movimento a sua volta di ritracciamento rispetto a questo movimento di
trend ribassista di fondo. Alcuni hanno ipotizzato però che quello del 24 ottobre possa essere il bottom del TLT e anche un po' il bottom simbolico del mercato obbligazionario americano, il minimo, perché appunto si ipotizzava che la Fed, cioè che il mercato obbligazionario avesse scontato già tutta l'aggressività della Fed potenziale, quindi iniziasse a pensare a un eventuale pivot, cioè un'inversione della politica monetaria orientata verso un ribasso dei tassi, orientati a loro volta a sconfiggere o a limitare gli effetti della recessione, che non si sa, ma è molto probabile, stando ai dati, che potrebbe arrivare prima o poi, magari, o anzi non magari, comunque nella seconda parte del 2023, per ora è stimato. Quindi, se questo è il bottom, è stato il bottom, questo movimento qui è solo un ritracciamento, oppure si andrà ad annullare, a vanificare questo bottom? Questo è un po' il dubbio degli operatori in questo momento, alla luce delle dichiarazioni molto aggressive delle banche centrali, nelle ultime riunioni. Staremo a vedere, appunto, non abbiamo una sfera di cristallo, però è interessante capire che se analizziamo la reazione blanda dei tassi USA alle parole della Fed, la reazione tutto sommato non corposa dei futures su Euribor alle parole molto aggressive invece della Fed, della BCE, abbiamo quindi dei movimenti del mercato obbligazionario un po' stoppati, un po' attenuati. Allora la domanda è perché il mercato obbligazionario non crede del tutto alle banche centrali, alle loro parole molto aggressive, e quindi sta prendendo la sua scommessa, sta prendendo la sua strada, o perché siamo a fine anno e quindi anche qui non si vuole andare fino in fondo a cavalcare un trend ribassista, quando appunto è il momento anche di portare a casa i premi e chiudere l'anno nel miglior modo dei modi, il cosiddetto window dressing, abbellimento contabile, di cui abbiamo parlato spesso, che può riguardare anche il mercato obbligazionario. E quindi in questo caso scopriremo quale delle due sarà vera, cioè bottom rimesso in discussione, oppure bottom non rimesso in discussione, perché il mercato sta liberamente facendo la sua scommessa un po' in antitesi, un po' contro la retorica dura delle banche centrali. Lo scopriremo, a mio avviso, vedendo a gennaio come si muoverà il TLT, per esempio lato Stati Uniti, se avrà un movimento più corposo verso il ribasso, quindi, oppure se manterrà questa sua relativa stabilità, appunto in un momento in cui il mercato obbligazionario a quel punto evidentemente andrà a prendere la sua strada rispetto alle banche centrali. Lo vedremo anche sulla scadenza a 2 anni, se si riporterà sopra i tassi Fed Fund, che in questo momento sono al 4,5, mentre il 2 anni è al 4,26. Beh, mi rendo conto che sono stato magari un po' troppo tecnico in questo video, però mi sembrava interessante farvi vedere lato Stati Uniti, lato Europa, questa divergenza che si è venuta a creare tra banche centrali molto aggressive, soprattutto nella retorica, e mercato dei tassi reale, quello di tutti i giorni, quello dei prezzi, quello dei soldi che vengono immessi e determinano i prezzi, che ha reagito in modo non troppo duro, e poi anche il tema della BOJ, che è stata comunque anch'essa allineata, se così vogliamo, nelle sue proporzioni, a questo dicembre più aggressivo delle banche centrali, con la interessante divergenza da monitorare con i rendimenti dei titoli di Stato americani. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!